Amici, buongiorno e benvenuti in campo. Oggi è un bel sabato mattina, di sole, l'ideale per lavorare, e siamo sul campo con un TM190 e un trivomere della Ermo. A bordo lo sta guidando Manuel, quindi non perdiamo l'occasione per farci un giro con lui, vedere un attimo la serie TM, parlarne anche, una rapida spiegazione dei comandi. A proposito, dato che sta arrivando Manuel, quindi saliamo subito in cabina e facciamoci un giro. Andiamo! Allora, siamo a bordo del TM190 con Manuel, che questa mattina si sta divertendo un po'. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Lui ha iniziato alle 7, ma io sono arrivato verso le 9:30. Allora, era la prima volta, mi dicevi Manuel, che stavi sul TM190, insomma, a fare proprio svariati ettari, dico bene? Sì, diciamo che è la prima volta che sto guidando questa macchina qua. Volevo farmi un'esperienza sulle macchine, diciamo, un pochino più anziane della New Holland, in quanto sono abituato agli ultimissimi modelli, quindi giustamente... modelli. Ogni tanto, però mi dicevi, questa macchina è del 2002. Sì, questa macchina è del 2002 e posso dire di essere rimasto abbastanza colpito dagli accessori che ha questa macchina. Dici, per quei tempi? Sì, per quei tempi sì, perché troviamo su questa macchina, va bene, un cambio power shift che potrei lavorare anche con una gestione automatica. Ma mi ritrovo soprattutto una situazione di trazione sempre attiva o che mi si può sganciare quando emetto l'automatico. Stesso discorso il bloccaggio. Cosa eccezionale sono anche quei quattro pulsantini con cui posso gestire in modo autonomo il MOP e il terzo punto idraulico. La macchina già aveva la possibilità che quando alzo il sollevatore posso sganciare, staccare la presa di forza ad una certa altezza. Quindi... E poi eccezionale è il super steer che è messo lì davanti. Ah, perché questo modello è dotato di super steer? Sì. Ah, bene. Io non ero abituato a... No, beh... Certo. Questi tipi di ponte, c'ha una sterzata eccezionale. C'ha raggio sterzata veramente impressionante, che sulle manovre a fine campo, magari quando non c'è molto spazio, lo sanno bene, insomma, chi ce l'ha sulle proprie macchine, che può fare la differenza veramente. E a livello di prestazioni, come ti trovi? No, la prestazione... Comunque stiamo lavorando a una bella profondità, ora non so sì, se... Stiamo tirando un trivomere, qui è la terra che drena poco, quindi vogliono sì. fare... Ah sì, ha una ratura di profondità, dici? Sì, per favorire. Se piove molto dopo l'acqua ristagna. Ah, per favorire il drenaggio. Beh, certo. Però la macchina, avendo il super steer, è molto più lunga. E quindi le ripartizioni dei pesi eccetera certo. sono messe in modo ottimale. Se riesce a vedere, ma stiamo lavorando, come dicevo prima, con un trivomere. Stiamo un trivomere portando... a strisce. Trivomere a strisce, stiamo portando via ma io penso 1,70 m. Una bella larghezza, una profondità
intorno ai 40 cm. È vero che stai ai 1800 giri? Sì, io gli ho impostato 1860 che... A dire la verità mi sono documentato da gente che male ha lavorato parecchio tempo, ce l'hanno e mi hanno detto che se imposti intorno ai 1800-1850 il motore è il regime ideale. È il regime ideale. E infatti sto lavorando in nona marcia e sto sto portando 7 km all'ora. Vabbè, chiaramente chi conosce le macchine, insomma, diciamo che poi le macchine tu ne hai guidate davvero tante. Infatti prima di fare il tecnico per la concessionaria facevi il trattorista, dico bene? Sì, lavoravo su un'azienda agraria. E che macchine ti è capitato di portare nella tua esperienza? Lì sull'azienda agraria dove lavoravo avevamo dei John Deere, poi avevamo 3-4 New Holland, che modelli? Piccoli. Avevamo i TL100, poi avevamo macchine 8210 John Deere, 7710, poi 7920, 6610. Vabbè, chiaramente macchine serie 10 John Deere intramontabili, nulla da dire. Avevamo un Massey Ferguson, avevamo un McCormick. Insomma, le portate un po' tutti. Sì, una trincia 6750 John Deere. Pure la trincia hai portato, quindi? Sì, c'era poi una trebbia. Quello che conta poi alla fine sono le regolazioni degli attrezzi, anche quando quello è sicuramente quello che fa la differenza. Io ho avuto la fortuna, come ripeto, di lavorare su un'azienda che spaziava dalla A alla Z, perché facevamo fienagione perché avevamo le stalle, facevamo i vigneti perché avevamo le terre predisposte, facevamo tabacco, facevamo cereali. Anzi, cavavo le bietole con la bifilaria della Rimeco. Non ne mancava nessun tipo di cultura. No, mancava il tempo. Ah, però quello all'epoca uno era più giovane e se dormiva poco la notte. E si lavorava da subito. Lavorava da subito, si andava in giro, si metteva la tuta sulla macchina e se tornava al sabato mattina magari si andava a pressare il pieno. Però adesso mi ritrovo a fare questo tipo di lavoro dove quando vado in campo ogni attrezzo chiaramente bene o male le conosco. È quello che uno non sa, poi se lo studia, no? A quello tanto bisogna. Per fare, diciamo, il tecnico non basta le ore del lavoro, l'esperienza, ma bisogna rimettersi giù e continuare sempre a studiare. A migliorarsi, certo. Come anche l'agricoltore moderno deve sempre cercare soluzioni che possano ottimizzare tempo e costi dell'azienda, d'altronde. Ah, quello senz'altro. Da scegliere dove fare arature, dove non farle. Come farle. Lavorare con preparatori, semine su sodo o non. Ognuno deve conoscere un po' la sua azienda e vedere qual è meglio qual è la scelta migliore del lavoro da fare. Anche perché non tutte le aziende sono uguali, ve lo dico per esperienza, perché mi sono ritrovato zona tipo Cetuna dove vedevo macchine da 300-350 cavalli e un trivomere. E io sono rimasto un pochino male, perché dico. Certo. Però mi hanno detto che lì se vuoi fare il mais in asciutta devi lavorare la terra a minimo a 50 cm. E ovviamente con un quadrivomere. È un quadrivomere con quelle terre lì risulta essere difficile, perché la profondità deve essere fatta. Hanno fatto altre prove, anche il ripuntatore non riesce ad avere il risultato che ha l'aratro, per esempio. Quindi se vuoi continuare a fare mais in asciutta e avere rese di 50-60 quintali, mi dicevano, o 70 la grande, devi fare in quel modo. Diciamo che queste macchine qua riesce a sentire, per chi piace il motore, su queste macchine qua riesce a sentire il motore, perché adesso
Questi almeno sono motori aperti. Vabbè, sicuramente sono aperti, non c'hanno tutti i VAP, i vari. Chi ha la passione a sentire il rombo non ha prezzo. Non ha prezzo. Comunque, la macchina si comporta bene. Via, la comprerai allora per la tua azienda? È troppo grande. Vabbè, ci manca solo che tra il tecnico, diciamo, poi il sabato mattina qui a lavorare, ci manca solo che te prendi 100 ettari per te, dopo il tempo veramente non ti serve, lo trovi.